iniziare con un personaggio nuovo. Faccio il re di tutti i re, Agiwa. Vediamo, io farei che la facciamo piccolina. Questa è la sua gonna. Siamo Remy e Molly e oggi in questo video faremo i disegni di loro. Aggi Waggi e chissimissi, ragazzi. Proprio così. E voi avete già lasciato un mi piace a questo video? Spero proprio di sì. E soprattutto, vi siete già iscritti? E se lo dicono loro, ragazzi. Ok, andiamo subito a tirare il dado e vediamo chi inizierà a scegliere il disegno. E ovviamente il disegno più bello vincerà. E dovrete scegliere voi quale sarà qua sotto nei commentini. Ok, vediamo il numero che verrà. Attenzione. No, tre. Tre. Okay, ok, potresti battermi, eh. Tre non è così facile da battere, perché comunque è nel mezzo. No, ma è facilissimo. Ma no, è nel mezzo. Allora, Molly mi sta facendo ridere da dietro la telecamera perché vuole che io sbagli. Vale. Ma io dovrò fare meglio. Sbaglia, sbaglia, sbaglia. Attenzione. Cinque. Sì. Era palese. Inizierò io a disegnare e potrò scegliere cosa fare. Allora, ragazzi, visto che disegnare Aggi Waggi e Chissimissi è scontato, io direi di iniziare con un personaggio nuovo che è proprio il loro figlio. Sì, disegnerò Zuppi Puffi oggi. Zuppi, ho deciso. Zuppi Puffi, sì, non l'abbiamo mai disegnato Zuppi Puffi. Ed ecco qua tutti i nostri colori in fila. Secondo me Zuppi Puffi mi potrebbe venire bene, però bisogna stare attenti perché Zuppi Puffi ha un sacco di ciuffi puffi. Ma infatti ci avrà un sacco di ciuffi puffi luppi lupi lupi. Ehi, puffi, guarda ciuffi, che puffi. Mi hai sconcentrato. Ma che ti ho sconcentrato? Dai, cos'è quella cosa? Non mi sconcentrare, sono i ciuffi di ciuffi puffi. I ciuffi di ciuffi puffi? Attenzione, ciuffi puffi avrà un sacco di ciuffi puffi puffi. Puffi puffi. Ragazzi, la Remy vuole cambiare. No, non si può, continui a far qua. No, continui a far qua. Ho iniziato malissimo. No, i disegni. È una sfida, non variamo, stava già varando. Ma ho iniziato malissimo. Questo è il bello dei disegni. No. Ma cos'è questi? Sono le ciccettine. No, dai, ma mi hai venuto male. Ha mangiato un bel po' di ciambellucci. Allora, Ciuffi ha mangiato non le, sta venendo. Ha mangiato le ciambellucci. Come previsto, Ciuffi. Ciuffi poverino non sta venendo proprio molto bene. Allora, ma cosa ridi? Guarda, gli ho fatto la faccia. Allora, il pannolino di Ciuffi Puffi. Allora, ha un pannolino perché ovviamente è un bimbo Ciuffi Puffi. Ecco fatto. Ma cosa sono quelli? Piedi? I piedi, ecco, sì, è quasi, direi quasi. Oh mio Dio, un mostro! No, ma Ciuffi Puffi è un mostro. Sì, ma è più coccolone. Vabbè, ho sbagliato un pochettino. Ragazzi, ma è inquietantissimo. Ma no, adesso guarda, lo farò molto meglio, guarda, Carino, non male, dai. Allora, non è proprio come lo volevo. Quali sono gli occhi? Ci e se non lo giri non capiamo. Un attimo, adesso devo finire di colorarlo. Magari col colore riuscirò a farlo venire un po' meglio. Comunque non è male, da qua. Smetti di prendermi in giro. Da qua perché sei al contrario. Ok, Rebby, colori adesso? Sì, adesso direi di colorarlo. E per colorarlo potrei, cioè colorandolo potrei migliorare un po' il disastro che ho fatto. Ma io ne dubito, però vediamo, Guarda, allora, innanzitutto Ciuffi Puffi è giallo. Sì, tutti sanno che Ciuffi Puffi è giallo. Tutti sanno che Ciuffi è giallo. Allora, non so perché a volte lo fanno vedere nei giochi Ciuffi Puffi che è azzurro. In realtà non è azzurro come i suoi genitori, è giallo. No, in verità non esiste. Vabbè, lasciamo perdere. Nel gioco non c'è Ciuffi Puffi. Vabbè, l'abbiamo inventato noi e l'abbiamo inventato giallo. No, Ciuffi Puffi è reale, non l'abbiamo inventato. No, nel senso il suo nome l'abbiamo inventato noi. Sto mettendo in difficoltà la Remy. Il suo nome l'abbiamo inventato noi, gliel'abbiamo dato noi. Pensa a colorare. Guarda, stai sabotando il mio disegno.
Ma è un pulcino. No, guarda che con colore un po' ho rimediato. Giralo però, vogliamo vedere. Allora, Ciuffi Puffi, gli faremo le manine arancioni, un po' più arancioni. Ecco qua. E la bocca non gliela colori? Aspetta, non ho ancora finito. Ma qual è il pannolino? È il pannolino, certo, Ciuffi Puffi è un bimbo e quindi ancora non ha imparato ad andare in bagno da solo, ma quindi ha bisogno del pagnolino. Del pagnolino? Il pagnolino per il piccolino. Allora, attenzione perché... una mano, stavo dimenticando. La Rebi non riesce a parlare e a disegnare nello stesso momento. No, però. no, guardate ragazzi, adesso gli coloriamo il pannolino. Ecco fatto. Wow. Hai visto? Questo è il suo pannolino. Hai finito? Stai disegnando da 10 minuti. Cosa stai dicendo? Ma cosa? Ma pure così? Ma perché il pannolino non è tutto dello stesso colore, guarda, Attenzione, sta venendo fuori un Ciuffi Puffi d'eccezione. Oh, oh. Capita? No. Ma come? Attenzione, eccezione faceva rima. E finalmente la Rebi ha terminato il suo disegno. Era ora. Allora, come siamo rimasti d'accordo nell'ultimo video? Bello. Abbiamo detto che Vai. Bisogna autografare i nostri disegni. Vai. Quindi questo Ciuffi Puffi è Rebi. Della Rebi. Vai, facci ecco vedere. Fatto. Oh mamma mia, allora, che mostro. Ha un pulcino, però direi che poteva andare peggio. È molto colorato e fa anche ridere questo Ciuffi Puffi, eh? Dai, adesso è arrivato il mio turno. Ok. Ok, faccio il re di tutti i re, Aggy Wagg. Vuoi fare davvero Aggy Wagg? Sì, ci provo, non sarà semplice per niente. Ma Aggy Wagg infatti è difficile. Inizio subito, Rebi. Allora, ti ricordo che se sbagli non puoi cambiare foglio perché a me non l'hai fatto cambiare. Sì, infatti sono stato un pochettino cattivello, eh. Esatto, cioè il mio povero Ciuffi è venuto schiacciato per colpa di Molly che non mi ha fatto cambiare il foglio. Allora, mi devo concentrare, quindi non posso assolutamente, Rebi, parlare, sbagliare nulla e parlare, eh? Mi devo concentrare, non posso parlare. Allora, vediamo. Io ce l'ho con le rime. Un attimo, sto pensando. Così. Pensa. Oh. Non mi disturbare, Rebi. Che cosa stai facendo? Allora, questi sono i suoi piedi. Ok. Carino. Poi lui è fatto così. Devo cercare di farlo bene, cavolo. Oh, mamma. E poi io gli farei un'altra mano che scende giù qua. Oh, mamma. Ok, non male per niente, forse. No, calmi. Poteva andare peggio. Però qui è andato un po' malino. Poteva andare peggio, ma va bene così. Si va bene così, Molly. Ok, allora, vediamo un pochettino. Che cosa ridi? Guarda che braccio! Gli hai fatto un braccio super potente! Ma cosa stai ridendo, Rebi? Dai, stai zittina, così, guarda. Faceva ridere. Allora, così, lui c'ha una bocca gigante. Oh mamma, ma gli hai fatto una bocca enorme. Ma la sua bocca è così, perché volevo mettere gli occhi. Oh mamma. Però ci sta. Oh, che mostro! Però è bellino, Che mostro! Allora, il contorno della bocca, attenzione. Okay. È partito bene. Però poi l'hai fatto. No, è bello. Ci piace. Sì, ci crediamo. Allora, qua è un po' così, mi sa. Poi era zig zag. Dai, sta venendo bene. Dai, è carino. Sì, carino. Adesso voglio vederlo colorato, così faccio fatica a capire. Ok, inizio a colorare. Fa un sacco paura il mio Aggy Wagg. Sì, direi che è abbastanza inquietante, Molly. Oh, cavolazzo. Allora, devo cercare di abbellirlo il più possibile con i colori. Però perché... ti è venuto quasi bene, eh? Infatti alla fine Aggy Wagg è così, dai. Aggy Wagg deve essere un po' spaventoso, perché alla fine sono mostri, ragazzi. È un giocattolo cattivo. Un giocattolo molto cattivo. Dopo si potrebbe fare anche Poppy, È vero, c'è anche Poppy da fare. C'è anche Poppy. Poppy è difficile. Poppy solo i campioni come Molly possono farla. Sì. Bene, il prossimo disegno che farò sarà proprio Poppy. Molly, sta per scadere il tempo. Un attimo, si sono quasi. Allora, 10. Magari... 9. 8. Ci sono. 7. 6. 5, 4, 3, 2, 1, finito. Ecco.
Ecco! Mamma mia, fa paura! Però è bello! Però è bello, è venuto bene! È un po' strano questo Aggiwaggi. No, è Aggiwaggi, che è così! Sì, ok, va bene, però carino, molto carino! Vai, sigla, Molly! Molly! Perfetto! Ecco qua! E adesso, Ciuffi Puffi, hai il tuo papà! Certo che è più grande il figlio del babbo! È gigante! Ok, io direi il prossimo disegno! È il tuo turno! Allora, anche se è molto difficile, ho deciso che farò Poppy? La bambola assassina. Vai, colore. Sarà molto difficile da fare, quindi mi dovrò concentrare bene. Allora, Poppy non è facile, eh? Innanzitutto ha la faccia un po' quadrata, Poppy. Ma cosa ne sai che ha la faccia quadrata? Eh sì, Poppy, perché ha dei codini tipo quelli che mi faccio io a volte. Hai codini, però sì, Poppy ha dei codini, però i suoi codini sono un po' da psycho. Ma ecco, cosa? È perché Poppy è un po' psicopatica. Comunque ti ricordo, Remy, sì, che devi cercare di battere questi disegni. Cioè, questo è il tuo, ma il mio Aggiwaggi alla fine non è niente male. No, sei stato bravo in effetti, molto bravo. Allora, ma cos'è, una macchina? No, è la faccia di Poppy. Vedi, queste sono le orecchie. Sì, ancora la devo fare bene. Ah, queste sono le orecchie, queste. Esatto, sì, quelle sono le orecchie. Allora, non mi sconcentrare perché è molto difficile fare Poppy, perché lei ha un ciuffo qua in mezzo alla faccia. Wow. E poi ha, ecco, fatto dei capelli un po' così. Poi ha delle sopracciglia un po' qua. Ma è cubica, ha una faccia cubo. Ma ha un po' la faccia cubo, Poppy. Wow, ragazzi, guardate come sta facendo i dettagli addirittura la Rebi. Ma è bellissima. Hai visto? La mia Poppy sta venendo molto bene, direi. È arrivato il momento di colorare, perché okay, manca poco. Aspetta, manca ancora un particolare, perché Poppy ha gli occhi così. Vabbè, Poppy ha gli occhi, giustamente, Poppy ha gli occhi, bambina. E in più ha una bocca un po' così. Oh mio Dio, ma è bellissimo. Ecco fatto, vediamo. Queste sono le sue orecchie. E io direi che ci siamo quasi. Anzi, Remy, ma è bellissima. Sì, guarda, ci facciamo anche le sue sopracciglia. Vabbè, abbiamo poi esagerato, direi. Tieni, esagerato. Fai la pelle blu. Allora, come la pelle blu? Ma Poppy non ha la pelle blu. Wow, ma sta venendo bellissimo, Remy. Allora, sto colorando i codini di Poppy. Vi immaginate se anch'io avessi i codini rossi? Sì. Potresti farti i codini rossi, Remy. No, mi sa che non me li farò mai. Secondo me staresti benissimo. No, con i codini rossi? Sì, dai, continua così, che sta venendo benissimo. Ok, allora andiamo avanti, perché con questa Poppy potrei quasi batterti, eh. Attenzione. Parte il conto alla rovescia, Remy, eh. No, ancora 10, no. 9. Ma non parte il conto alla rovescia. È finito. No, allora, manca pochissimo. Ma cosa ti manca, scusa? È finito questo disegno, è bellissimo. Mancano i dettagli. Ma che dettagli? Attenzione ai dettagli. Bisogna fare importanza. Bisogna dare importanza ai dettagli, guarda. La Remy non ragiona mentre colora, il suo cervello è spento. Il mio cervello si sta lentamente spegnendo, però. Però? Guardate, sto per terminare il mio disegno. Dai, è finito, basta. No. Basta, 3, 2, 1, fine. Attenzione. Attenzione. Direi che sì, è finito. Bello. È finito perché Poppy ha la carnagione talmente chiara che è bianca. Quindi mettiamo il nome Rebby, la mia firma. E direi che i miei due disegni di oggi sono finiti. Belli. Ho fatto Ciuffi Puffi e Poppy. Ok, quindi direi che adesso manca l'ultimo disegno di Molly. E chissà che cosa farà. Ovviamente io, Remy, voglio fare vediamo, Kissy. Così completiamo il quadro, ragazzi. Abbiamo papà Aggiwaggi, mamma Kissy Missy, work in progress. C'è Poppy Playtime come creatrice e infine il figlioletto / pulcino, perché è venuto un po' malino. E Ciuffi Puffi! Woo! Vai Molly, facci vedere questa Kissy. Ok, questa è la testa di Kissy. No, ma gli hai fatto la testa a cuoricino. Infatti secondo me lei ha un po' la testa a cuoricino. Che carina la nostra Kissy. Ok, quindi ripassiamola bene. Ci devo pensare bene, perché questo è il disegno decisivo, perché secondo me Poppy vince qua per ora. Ok,
Ok, ok, quindi mi raccomando, attenzione al disegno decisivo di Molly. E vediamo. Soprattutto, ragazzi, mi raccomando, voi nel frattempo votate i disegni che vi piacciono di più qua sotto nei commentini. Facciamo i fiocchi. Bello il fiocchettino. Il bel fiocchettino, così. Carino, carino, molto. Poi vediamo, io direi di fare... Vediamo, io farei che la facciamo piccolina. Questa è la sua gonna che potrebbe salire qua. Okay. Così, ti piace? È piccola piccola, guarda chi si fa una faccia grande, corpo piccolo. Testa grande, corpo piccolo. Faccia grande, corpo piccolo. Poi qua i suoi piedini che glieli facciamo adesso. Wow! Così. Che carina, ma sembra un cuoricino. Mi è venuta bene, È venuta a cuoricino questa Kissy. Ok, non male. Adesso Rebby sarà difficile fare la faccia. Vediamo, mi devo concentrare. Così. Sempre a cuore Molly. Sì, wow. Ottimo lavoro. Poi qua io le farei anche la lingua. Bellina! E qua degli occhietti simpatici. No, vabbè, bella questa Kissy, ci piace! Ok, facciamo anche così. Ok, sta venendo bene? Bravo Molly, ci stai riuscendo alla grande! Wow, sta venendo alla grande questa Kissy! Guardate che carina! È molto carina, mi è venuta molto bene, devo dire la verità, Rebby? Sì, devo dire che sei stato molto bravo. E non sembra neanche cattiva la nostra Kissy, vero ragazzi? Ha una faccia a cuoricino, che carina! Non è cattiva per niente, Kissy. Ok, adesso ti manca colorarla e poi avremo tutti i nostri quattro disegni completi. Devo sbrigarmi perché mi sta venendo fame, ragazzi! Ma soprattutto manca poco tempo, forza! Sì, strano, quando disegno io manca sempre poco tempo. Sì, sì, manca pochissimo tempo. Veloce, 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 più veloce, più veloce, più veloce. Ed ecco qua! Wow, bellissima la nostra Kissy Missy di Molly! Ecco Kissy Missy. Allora ragazzi, a me piace un sacco Poppy di Rebby, è venuta veramente benissimo. Però spetta a voi scrivere qua sotto nei commentini quale sarà il disegno più bello. Esatto ragazzi, guardatevi, li facciamo vedere tutti. Oggi siamo stati bravi, beh, a parte Cioppi Puffi che è venuto un po' un pulcino. Sono tutti molto carini, quindi spetta a voi scegliere il più bello. Esatto, okay? Guardate anche Kissy Missy di Molly, quanto è carina. Allora abbiamo Cioppi Puffi di Rebby, poi la bimba Poppy Playtime di Rebby, Kissy di Molly e Aggy Waggy di Molly. Ok ragazzi, quindi mi raccomando, votate il disegno migliore e da noi è tutto. E ci vediamo presto in un nuovo fantastico video. Ciao!